Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere un tutorial molto semplice e veloce su come cambiare il colore degli occhi di una persona. Innanzitutto vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, ed ora passiamo al nostro tutorial. In questo caso la persona ha gli occhi marroni e supponiamo che noi vogliamo farli o azzurri o verdi o di qualsiasi altro colore. La prima cosa che andiamo a fare, oltre ad aprire l'immagine ovviamente, è andare a fare un nuovo livello. Zoomiamo per avvicinare il nostro occhio, prendiamo lo strumento penna e andiamo a fare praticamente il contorno del nostro occhio. Cercando di essere il più precisi possibile. Una volta completato appunto di tracciare il nostro occhio, facciamo tasto destro e facciamo crea selezione. Io metto un raggio di sfumatura di 0,3 e facciamo ok. Dopodiché andiamo a selezionare il nostro pennello, andiamo a mettere il colore che vogliamo dare al nostro occhio. In questo caso metto più o meno un azzurro di questo tipo e l'unica cosa che dobbiamo andare a fare è questa: andare a colorare all'interno della nostra selezione. Bene, visto così fa abbastanza schifo. Quello che dobbiamo andare a fare è, nel metodo di diffusione, mettere sovrapponi e, come vedete, questo è il nostro risultato. La stessa cosa faremo anche nel nostro altro occhio. Quindi, sempre sullo stesso livello, o se preferite uno nuovo, comunque l'importante è che non sia su quello di sfondo, andiamo a ingrandire, andiamo a fare il nostro tracciato . Creiamo la nostra selezione, facciamo ok e col pennello andiamo a colorare. Naturalmente, essendo sullo stesso livello, se lo fate sullo stesso livello abbiamo già il metodo di diffusione in sovrapponi. Se ne fate uno nuovo non vi basterà altro che fare sovrapponi come metodo di diffusione. Volendo, altrimenti si possono fare anche di due colori. In questo modo. E questo è l'effetto finito. Come vedete è un tutorial molto semplice, molto sbrigativo, che ci permette comunque di avere un ottimo risultato. Bene, per questo tutorial è tutto. L'ho detto, era un tutorial molto semplice e veloce. Vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto, mettete mi piace al video, commentate per qualsiasi cosa, visitate il mio sito www.studio-72.net e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti.